Siamo attoniti e dispiaciuti. La famiglia è stupita. Speravo e confidavo che si potesse approfondire. Sarebbe stato giusto celebrare questo processo. La famiglia comunque sa. Sa come sono andate le cose, ovvero come la polizia e la procura le hanno ricostruite. Sarebbe stato giusto celebrare questo processo. Queste sono le parole dell'avvocato Sabrina Franzone, che rappresenta Silvana Smaniotto, l'anziana madre di Nada Cella, uccisa la mattina del 6 maggio 1996 a Chiavari, Genova. La giovane segretaria fu brutalmente massacrata con un oggetto appuntito nello studio del commercialista Marco Soracco, per il quale lavorava. Purtroppo questo omicidio sembra destinato a rimanere irrisolto, poiché nei giorni scorsi la principale sospettata, Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata prosciolta. Il giudice ha emesso una sentenza di non luogo a procedere, considerando gli elementi raccolti dall'accusa insufficienti. Né il commercialista Soracco, né sua madre, Marisa Bacchioni, andranno a processo, nonostante fossero accusati di false dichiarazioni al pubblico ministero e favoreggiamento. Secondo la PM Gabriella Dotto, che ha sviluppato l'impianto accusatorio negli ultimi 2 anni basandosi sulle indagini della squadra mobile di Genova, Cecere avrebbe ucciso Nada per gelosia ed invidia, desiderando prendere il posto della vittima sia come segretaria nello studio sia nelle attenzioni del titolare Soracco. Tuttavia, la legge Cartabia consente di mandare a processo un indagato solo se gli elementi raccolti contro di lui sono sufficienti per una ragionevole previsione di condanna, il che non è il caso attuale. La procura e la famiglia valuteranno la possibilità di appellarsi a questa sentenza dopo aver letto le motivazioni, un passo molto probabile visto l'appello lasciato qualche settimana fa dalla cugina di Nada Cella, Silvia. È stato un omicidio, lo ripeto, un omicidio. Una ragazza massacrata, quasi 30 anni fa. 30 anni in cui almeno 5 persone sapevano della possibilità che una loro conoscente fosse la vera colpevole. Ma come fate? Con che animo vi guardate allo specchio? Liberatevi la coscienza e parlate. Il riferimento è alla telefonata anonima del 9 agosto 1996, in cui una voce sconosciuta si identificò come la signorina e lanciò apertamente accuse contro la Cecere. Ecco uno stralcio di quella telefonata. Venivo giù in macchina, ha capito? L'ho vista che era sporca, ha infilato tutto nel motorino. L'ho salutata, non mi ha guardato. La telefonata anonima fu ricevuta da Marisa Bacchioni, la madre del commercialista. L'interlocutrice informò che la mattina dell'omicidio di Nada aveva visto la Cecere uscire dal palazzo del delitto. Aggiunse: «Non so perché le altre non parlano, ma eravamo in 5». La testimonianza avrebbe avuto un ruolo fondamentale, a condizione di risalire all'identità dell'autore. Nonostante siano passati 28 anni, i familiari di Nada avevano lanciato un appello per ottenere informazioni su questa persona. Anche la criminologa Antonella Delfino Pesce, che ha recentemente riesaminato tutti gli elementi del misterioso delitto e ha spinto la procura a riaprire il caso, aveva richiesto la collaborazione attraverso un appello sui social. Mi rivolgo agli abitanti di Chiavari e Carasco, che hanno a cuore la storia di Nada e della sua famiglia. Resta ancora da identificare la voce anonima che è stata divulgata dalla procura. Nello specifico si cerca una donna non giovane nel 1996, che abitava a Carasco, che aveva la patente e si muoveva da Carasco a Chiavari con la propria auto, che era impiegata nei dintorni di Piazza San Giacomo, che conosceva l'ambiente della chiesa di San Giacomo e nello specifico Don Vittorio Gotelli, che non era una suora, non era una maestra, ma una semplice impiegata, come si definisce lei stessa. Dopo aver lanciato questo appello, sembra che siano giunte alcune segnalazioni, poiché la stessa criminologa aveva successivamente aggiunto: «Ringrazio tutte le persone che hanno inviato preziose segnalazioni. Fra le tante, quella forse più meritevole di approfondimento è legata a una donna che nel 1996 lavorava presso la casa di riposo Morandi. Non importa che sia viva, è importante che sia identificata». Gli appelli della criminologa mantengono la loro validità,
nonostante la recente sentenza di assoluzione per tutti gli indagati. La famiglia Cella, infatti, non ha intenzione di arrendersi e continuerà la lotta, anche se sono passati quasi 28 anni.